Eccoci qua ragazzi, buon Natale a tutti, che bello vedervi, spero anche voi che siate contenti di ritrovarmi qua, di vedermi qua. Quest'anno purtroppo, a differenza degli altri, non c'è neanche un pacco, come starete vedendo. Non ci sono pacchi perché Babbo Natale ha avuto da fare, non me li ha portati. E quindi che dire, mi limiterò ad aprire giusto quei piccolissimi, quei pacchettini che... Per una persona che ama il cinema come me non sono niente. Vi ricordate i bellissimi periodi, quei Natali dove ricevevo film su film che sembrava di entrare in una videoteca? Quest'anno purtroppo non è andata così, ma mi auguro allo stesso tempo che mi seguirete con piacere e che apprezzerete quel che di poco vi potrò mostrare. Che dite? La smetta con questa stronzata? Ecco, vaffanculo. C'è verso, via, lo posso mica fare questo video, è cascato tutto. Oh, vediamo se questa è la volta buona, no? Ho deciso di iniziare con un po' di ironia perché serve sotto Natale e quindi ho talmente tanti pacchi che mi sembra di essere ad affari tuoi. Li ho appoggiati qua alla mia destra, piano piano li aprirò insieme a voi. Nel frattempo però fatemi dire buon Natale a tutti. Spero che passiate una giornata bellissima, ma siccome di cose da scartare ce ne sono, direi di iniziare. Iniziamo con un piccolo pacco che non entra veramente nemmeno nell'inquadratura, però vediamo. Come ogni Natale, lo sapete benissimo, io ho acquistato da vari store, sia nei negozi fisici sia su Amazon. Ci sono regali di amici che mi seguono su YouTube, che mi hanno fatto delle preziose cose che fra poco vi mostrerò. È tutto in ordine sparso e quindi non so quando capiterà. Io ho qua i pacchi accanto a me, andiamo ad aprire. Allora, con le forbici, 1, 2, anche perché chi fosse per la prima volta su questo Natale, su questo canale, non lo sa, ma io inizio a comprare questi film per poi averne tanti già almeno un mesetto e mezzo prima, così almeno la puntata di Natale di una montagna di film è quella più succosa e quella più desiderata anche dagli utenti. C'è anche il pacco Playon, fra poco. Allora, andiamo a vedere cosa c'è qua. Questo l'ho acquistato su Amazon. Oh, oddio, bisogna scartare. Ben imballato, ben imbustato. Andiamo ad aprire, guardate con che precisione e minuzia hanno imballato ogni prodotto qua dentro. Allora, io direi di iniziare con una cosa già di per sé, anzi tiriamo fuori tutto quel che c'è dentro. Tiriamo fuori e poi togliamo il cartone, sennò qui non ci si raccapezzola. Ecco così, questo è il metodo Montessori. Iniziamo. Qua abbiamo il Blu-ray di Speak No Evil, un film che ho amato e se seguite il mio format ricorderete che ne avevo già parlato in una delle precedenti puntate perché me lo aveva mandato a casa gratuitamente Playon Pictures, però in DVD perché avevano finito le copie a disposizione. E quindi non potevo non prendermelo in alta definizione, un film che sa disturbare non tanto e solamente con scene crude che ci sono, soprattutto nell'epilogo, ma psicologicamente. Se non l'aveste mai visto, io ve lo consiglio perché merita davvero. Fra l'altro stanno realizzando un remake americano con James McAvoy protagonista, vediamo un po', però superare l'originale per quel che mi riguarda sarà molto dura. Come in ogni edizione della Midnight Factory che si rispetti, abbiamo la nostra copertina cartonata e poi il Blu-ray con all'interno anche il book Let the Cool, ecco qua, con spiegazioni sul film, aneddotica varia, immagini, quindi Speak No Evil,
Se degli amici che conoscete in vacanza vi invitassero a casa loro, anche per far giocare i bambini, avete un figlio piccolo, conoscete un'altra famiglia con un altro figlio piccolo, ma perché dopo le vacanze non venite a trovarci? E quella famigliola tanto allegra, tanto premurosa, tanto accogliente, si rivelasse in realtà molto strana, come vi comportereste? Voi, essendo gli ospiti, glielo fareste notare oppure no? Qui è quello che troverete alla base. Questo è quello che troverete alla base di Speak No Evil. Quindi iniziamo benissimo, direi. Poi abbiamo Steelbook 4K di quel film straordinario che è Babylon di Damien Chazelle. Innanzitutto io all'inizio vi ho detto che questo pacco era di Amazon, in realtà no, l'ho acquistato su Fan Factory, mi è venuto in mente mentre ne parlavo. Babylon è il terzo film della trilogia artistica, chiamiamola così, di Damien Chazelle dopo Whiplash, dopo La La Land. Con Babylon a mio parere sforna un mezzo capolavoro. È come se fosse il lato B di La La Land, un film intriso di significato, un film molto forte anche, un film che sa mostrare con intelligenza il contrasto fra il classicismo dell'età che è protagonista assoluta del film, un'età classica dove anche il cinema era molto raffinato e poetico. Tutto questo viene mostrato a contrasto con la disumanità delle persone del periodo, tra orge, fra situazioni molto rocambolesche, molto forti. Quindi il contrasto fra il classicismo e la tremenda anche vita disumana di certi personaggi che sono sempre esistiti e sempre esisteranno. E per me Damien Chazelle lo fa benissimo in un film splendido, ma trovereste la mia recensione, come vedete, Steelbook 4K. E dentro abbiamo, vediamo un po', 4K e poi anche il Blu-ray e un Blu-ray di contenuti speciali. Poi io vi ho citato uno dei motivi per cui amo Babylon, ma è un film dalla colonna sonora, alla fotografia, alla messa in scena, all'amore per il cinema, al citazionismo, meraviglioso, e quindi non poteva mancare nella mia collezione. Ora, io amante dell'horror, sono cresciuto proprio nella fase cinematografica dei Paranormal Activity, quando han preso il sopravvento, un fenomeno di marketing, indipendentemente che i film vi piacciano oppure no, ma è stato un fenomeno di marketing che ha fatto la storia notevole. Quindi Paranormal Activity, parente prossimo, è il nuovo capitolo che è uscito, mi pare, lo scorso anno, che ancora dovevo recuperare, che non so quanto possa concludere dignitosamente una saga che già con il capitolo precedente aveva perso di mordente, non sapendo portare a termine le sottotrame aperte, iniziate e mai concluse. Da quel che ho letto in diverse recensioni, questo qua non fa nemmeno riferimento agli eventi con Kate, che erano assolutamente importanti nei precedenti capitoli. Però lo vedrò, anzi prima magari mi rifarò un rewatch di tutti i capitoli precedenti. Me lo sono acquistato anche perché li ho visti tutti, anche lo spin-off Il Segnato, che mi era piaciuto molto. Il nuovo terrificante capitolo dell'universo di Paranormal Activity dai produttori Jason Blum e Oren Peli. La regista di documentari Margot si reca in un'isolata comunità Amish nella speranza di incontrare e scoprire qualcosa su sua madre e i suoi parenti perduti. Dopo una serie di strani accadimenti e scoperte, lei e la sua troupe si rendono presto conto che questa comunità che li ha accolti potrebbe nascondere qualcosa di sinistro e non di destro. Come vedete, non c'è alcun riferimento agli eventi scorsi. Guardiamo e nel caso ce l'ho in collezione. Poi qua è un unico film, quindi un'edizione succosa, ma di cosa? Andiamo a vedere. Infatti mi pareva strano che Amazon avesse imballato tutto in questo modo qua. Io so già cosa c'è, ma faccio finta di non saperlo. Tipo Fabio De Luigi in Natale in Crociera, quando si faceva i regali da solo e restava per Natale. Ragazzi, edizione mega di lusso di quel capolavoro di trilogia che è Il Padrino,
in questo formato da collezione, che come starete vedendo è grosso quanto tre teste di Paolo Innocenti, il Padrino 50° anniversario, con all'interno un libro fotografico con copertina rigida con rare foto di produzione che celebrano le scene iconiche della trilogia, poi set di tre stampe in edizione limitata e tutti i film in 4K più Blu-ray ed esclusivi contenuti extra in Blu-ray. In occasione del 50° anniversario, questo cofanetto deluxe presenta, per la prima volta in un'unica collezione, la saga completa della famiglia Corleone, supervisionata dal regista Francis Ford Coppola e basata sul bestseller di Mario Puzo. Considerata una pietra miliare della cultura globale che continua ad affascinare i fan di ogni età, Il Padrino ha influenzato la cultura popolare ed è universalmente considerato uno dei più grandi film della storia del cinema. Rimasterizzata e restaurata in 4K, Ultra HD e Dolby Vision, la collezione include i film vincitori del premio Oscar Il Padrino e Il Padrino Parte Seconda e la versione recentemente rimontata del film finale Il Padrino Coda, la morte di Michael Corleone di Mario Puzo. I dischi bonus includono le versioni theatrical e del 1991, rimasterizzate e restaurate, de Il Padrino Parte Terza, e un disco bonus Blu-ray ricco di contenuti speciali inediti. In esclusiva per questo cofanetto da collezione sono inclusi tre ritratti illustrati e un artbook con copertina rigida con splendide fotografie e un'introduzione di Francis Ford Coppola, il tutto contenuto in un prezioso cofanetto con stampa in rilievo. Andiamo ad aprire, a vedere insieme come si compone questa meravigliosa edizione che ovviamente ho acquistato anche in un periodo dove c'erano degli sconti. Infatti, guardandola potreste pensare che abbia speso l'ira di Dio, ed invece no. Anzi, spero che qualcuno di voi abbia colto al volo l'occasione. Andiamo ad aprire per bene. Il Padrino. Io avevo già il cofanetto Blu-ray con tantissimi contenuti speciali, un'altra edizione da collezione che tra l'altro vi mostrai in uno dei vecchi video natalizi, forse nel 2018, era doveroso l'upgrade in 4K. Guardate già, cioè guardate, immaginate che bella questa edizione con innanzitutto la parte cartacea. E poi proprio come un libro liscissimo, si apre in questo modo e... Ah, che bello, andiamo ad aprire insieme, proprio come se si trattasse di un libro da leggere, perché è un libro da leggere, illustrato. Sì, ve lo farei leggere tutto di pagina in pagina, però andiamo verso le ultime pagine e poi, come starete vedendo, qua abbiamo Il Padrino in questa bellissima edizione dorata in 4K, poi ancora voltando pagina tutti gli altri dischetti nelle varie versioni che vi ho letto prima. Questa penso possa essere definita una delle migliori edizioni che ho in collezione di sempre. Quasi, oh cavolo, questo era il libro che pensavo fosse attaccato, invece non lo era. E poi abbiamo, ultime ma non meno importanti, protette anche da un velo, le tre foto stampate Michael Corleone. Allora, vedete che bello, Robert De Niro, Al Pacino. Bellezza, ragazzi, questa è veramente un'edizione con i fiocchi, ma che dico con i fiocchi? Con i fiocchi. Che bello, Don Vito Corleone, che bellezza.
andiamo a richiudere, ma penso che le mie parole non bastino, dovreste acquistare questa fantastica edizione dove molto presto mi lascerò conquistare dalle note, dalle parole che possiamo trovare nel libro, leggerò tutto. Don Corleone e Connie, un valzer tra padre e figlia, che bellezza. Ah, prima ho detto tra l'altro Michael Corleone, volevo dire Don Corleone, errore mio di distrazione, Vito Corleone. Mi è venuto in mente dopo, quindi riprese proprio dal set. Ah, la sceneggiatura, pagine di sceneggiatura riproposte con tutte le correzioni, con la parola Hitchcock laterale. Un giovane Filippo Timi. Vabbè, ragazzi, se ve lo faccio vedere tutto, poi non avrebbe senso che lo compraste, quindi io voglio lasciarvi con la curiosità, così anche voi, grazie a me, potreste acquistarvelo e poi dire l'ho fatto guardando un video di Paolo, perché i video di Paolo servono sempre. Quindi andiamo a sistemarlo, a rimetterlo a posto e poi proseguiamo con le altre aperture. Non è facile, ma è tutto rigorosamente senza tagli, in diretta per voi, e direi che siamo partiti già con il botto. Con questo si conclude il primo pacco, ma ce ne sono altri. Vediamo cosa c'è qui. Questo è un piccolissimo pacchetto Amazon, ma nella botte piccola c'è il vino buono. Qua cosa c'è? Qua abbiamo il Blu-ray di Sotto una buona stella, film di Carlo Verdone, molto carino, che mi mancava in collezione. Fra l'altro non so perché, seguendo il tracciamento Amazon, lo spedivano dalla Germania. Boh, che quindi avessero una copia italiana in Germania? Motivazione? Non si sa. Infatti quasi una settimana impiegato per arrivare a destinazione, ma mi mancava. Tra l'altro ho comprato a 3,99€ Special Edition Sotto una buona stella, classico dischetto, versione Amarei con contenuti extra, sicuramente non fra i migliori film di Carlo Verdone, ma nemmeno fra i peggiori. Poi, altro pacchetto Amazon. Ah, qua abbiamo sempre con Carlo Verdone, ma non di Carlo Verdone, Manuale d'amore 3 di Giovanni Veronesi, ultimo capitolo della trilogia. Anche questo un film dignitosissimo che ho visto al cinema e che da un po' non rivedo. Mi ricordo che c'era un fantastico Carlo Monni qua dentro in una delle sue ultime interpretazioni. Solito discorso, acquistato a nemmeno 4 euro su Amazon con dischetto, versione Amarei, e poi bellissima questa pubblicità con scritto Maremma Selvatica. Maremma Selvatica che ti invita magari ad andare da qualche parte, località Badiola, Castiglione della Pescaia, chissà quando è scaduta questa opportunità. E poi, vabbè, ci sono altre cose. Manuale d'amore 3, un film che per chi ama la commedia leggera come me, ma per chi ha apprezzato anche i due precedenti, non è assolutamente malvagio, con un bravo Riccardo Scamarcio e, diciamolo, presenza straordinaria dell'immenso Robert De Niro, che come avete visto dall'alto della sua umiltà lavora sia nel Padrino con Coppola e poi in un film di Giovanni Veronesi. Sempre Carlo Verdone, ma questa volta il suo ultimo film per il cinema, Si vive una volta sola. Trovereste la mia recensione sul canale, secondo me molto carino, però si poteva fare di più, non si spinge sul coraggio come avrei voluto. Va bene il cinismo, va bene l'omaggio ad Amici miei, ma poteva essere una grandissima commedia all'italiana come ai vecchi tempi, e questa cosa è un po' frenata ad un certo punto. Ma comunque ho avuto il piacere di vederlo in sala con Verdone, con Max Tortora, con Rocco Papaleo a presentarlo, e qualche giorno dopo
le sale sono state chiuse perché è scoppiato il Covid, le prime vittime del Covid le abbiamo lette, le abbiamo viste proprio pochi giorni dopo che il film era approdato nei cinema ed infatti poi è stato distribuito dopo un po' di tempo sulle piattaforme streaming, però io ho avuto la fortuna di vederlo al cinema. Quindi anche questo pacchetto possiamo togliercelo, mettiamolo alle spalle e si ritorna ad Amazon. Apriamo. Oddio, vediamo cosa c'è. Ah, ce la farò. Ah, qua c'è, mamma mia, cosa vedo, edizione 4K di uno dei miei film preferiti, come vedete, speciale, edizione speciale, Steelbook della Maschera di Zorro per il 25esimo anniversario. Chi mi conosce lo sa che io amo Zorro, è il mio eroe preferito, tuttora mi rivedo tutto quello che riguarda il personaggio, sto attendendo con tutto me stesso la serie che approderà su Prime Video a fine gennaio, erano da anni che la desideravo e finalmente hanno fatto questo nuovo adattamento su Zorro che non sarà l'unico. Questo film ricordo ancora le emozioni di quando per la prima volta a 3 anni e mezzo l'ho visto al cinema da bambino e lì il mio amore si è amplificato e poi ho consumato la videocassetta, l'ho comprato in Blu-ray, c'erano dei bellissimi contenuti extra dopo il Blu-ray. Guardate bello Antonio Banderas, questa edizione da collezione Steelbook con la Z infuocata non poteva mancare nella mia collezione. The Mask of Zorro, eccolo lì, il nostro caro Murieta, nonché Zorro. La Maschera di Zorro, 2 dischetti, uno con la versione Blu-ray, l'altro con la versione 4K e tra l'altro, qua noto, qui mi sa che bisogna andare di reso perché c'è un difetto, ragazzi, c'è un difetto, questo non so se si nota, ma è schiacciato qua la copertina rigida è schiacciata come se ci fosse passato sopra un tir. Fortunatamente si può fare il reso fino alla fine di gennaio, quindi vediamo se lo notate, vedete lo schiacciamento. Caro Zorro, mi dispiace, ma qui si fa il reso perché ti voglio in perfetta forma. Meno male la possibilità di fare il reso. Andiamo avanti e qua abbiamo un'altra edizione speciale di un capolavoro come un capolavoro è Il Padrino. 2001, Odissea nello spazio, un altro fra i miei film preferiti di Stanley Kubrick, edizione limitata da collezione, nuova creatività, custodia trasparente, placca numerata, contenitore con chiusura magnetica, 7 foto di scena con citazioni dal film, riproduzione fronte retro dei poster cinema originali, poster della nuova creatività, film in formato 4K Ultra HD, Blu-ray e contenuti speciali. Ore di contenuti speciali, quindi andiamo ad aprire, apriamo insieme e oddio, adesso vi mostro come è composta questa fantastica edizione. Vedete la custodia trasparente e poi il cartonato meraviglioso, il monolite con i primati. Com'è che si apre? Cerchiamo di capirlo. 6 ore dopo. Ecco qua, vedete, di lato. Tan, tan, ta, tan, tun, 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 tun. Sempre modo di aprirlo con questi intelligenti e sensati lacci che permettono a chi ha un minimo di abilità, cioè non io, di aprire la confezione. Andiamo a vedere il libretto che si apre ed è composto da il poster 2001 Odissea nello spazio. Io sto ancora attendendo 2021 Odissea nello spazio di Jerry Calà e poi, ragazzi, ma cosa gli vogliamo dire a queste edizioni?
Io mi auguro che 2001 Odissea nello spazio l'abbiate visto. Io che non sono un fan della fantascienza lo considero un capolavoro, nonché uno dei migliori film della storia del cinema. Ho avuto anche il piacere, la fortuna, l'onore di vederlo in sala quando era l'inizio di quest'anno, non mi ricordo, insomma, è stato proiettato come evento speciale della Warner Bros. Queste sono le varie fotografie con didascalie ad hoc sul retro. Io vi faccio vedere qualsiasi cosa, così poi se vi viene voglia anche voi acquisterete questa bella edizione, che certamente adesso non trovereste più al prezzo scontato come quando me la sono accaparrata io. Mi piace un po' tirarmela. Però ci saranno altre occasioni, sempre se non è andata fuori catalogo. Chiudiamo per benino. Ok. E poi, guarda, cioè, ragazzi, la placca. Guardate che bellezza. La placca in vetro di 2001 Odissea nello spazio. Space Odyssey. Cioè, Stanley Kubrick. Questa se la tiro nella testa a qualcuno l'ammazzo. Qua le persone ci si possono specchiare. 2001. Avevo 6 anni nel 2001. Quanto è strano pensare a come il cinema di un tempo parlava del futuro. Poi quando ci si arriva ci rendiamo conto che non è come lo descrivevano. Al 9000 è stato un anticipatore al 9000. La tecnologia che prende il sopravvento sull'uomo oggi, in un periodo dove si discute sull'intelligenza artificiale, questo è proprio come un dischetto, un CD musicale. Vi ricordate quando uscivano i CD musicali in questo formato qua? Ecco, qua abbiamo il 4K e poi abbiamo il Blu-ray. Ovviamente io di 2001 Odissea nello spazio possedevo già un'edizione semplicissima, amarei in Blu-ray, e ora posso dire di avere questa che è straordinaria, che ogni collezionista che ama questo film dovrebbe avere. E poi non vedo l'ora di inserirla nella mia videoteca. Poi quando avrò sistemato dietro di me il tutto al meglio, realizzerò un video per farvi vedere tutti i miei film. Quindi andiamo a ricomporre questa meravigliosa edizione che vi ho appena fatto vedere. I lacci, richiudiamo, così parlò Zarathustra, no, Paolo Innocenti, e proteggiamo con il vetro, con la plastica trasparente. Ah, ragazzi, cosa dire di più? Quindi, questo l'abbiamo visto, poi cosa c'è dentro? Abbiamo il DVD di Greetings, Ciao America di Brian De Palma, Greetings, che è il primo film, se non ricordo male, di Brian De Palma, che esce grazie a questa edizione della Raro Video, ed è tra l'altro disponibile, mi pare, su Rai Play gratuitamente, perché io l'ho visto lì. Tre amici vivono, in attesa di partire per il Vietnam, tre amici vivono le speranze e le paure dell'America alla fine degli anni 60. Paul cerca in tutti i modi di farsi riformare dall'esercito per evitare il Vietnam. Lloyd, ossessionato dal delitto Kennedy, indaga in proprio e viene fatto sparire come gli altri scomodi testimoni. Joe, che è il grande Robert De Niro, ha la mania del voyeurismo cinematografico e passa il suo tempo a filmare le donne che si spogliano davanti alle finestre. Terzo lungometraggio di Brian De Palma. Perdonatemi, però da quel che ricordo, quando ho iniziato la filmografia di Brian De Palma, gli altri non si trovavano, cioè in Italia penso sia Greetings il primo a essere reperibile. Terzo lungometraggio di Brian De Palma, uno dei registi di punta. Ah no, perché poi c'era stato quello sugli sposi che aveva realizzato anni prima ma che è uscito dopo, quindi ok, che ho visto anche quello, sempre con De Niro. Uno dei registi di punta della rinascita del cinema statunitense insieme a Coppola e Scorsese. Greetings racconta, attraverso il registro della commedia che si tinge di nero, uno dei momenti cruciali della vita politica e sociale degli USA, vincitore dell'Orso d'Argento al Festival di Berlino. Video introduzione di Bruno Di Marino. Meno male è stato
hanno realizzato questa edizione, certo, purtroppo in DVD, ma meglio di niente. Vietato ai minori di 14 anni, un film proprio degli albori di Brian De Palma, che ha un finale che a me fa divertire in Vietnam, mi fa troppo ridere con il personaggio di Robert De Niro. Abbiamo anche il book che racconta, un po' come in quelli della Midnight Factory, questa volta a cura di Raro Video, racconta la storia del film con riferimenti alla contemporaneità del periodo, con riferimenti quindi alla cultura, con riferimenti alla politica. Poi mi leggerò tutto, ma Greetings l'ho trovato in offertissima su Amazon e non me lo sono lasciato scappare, anche solo per quel finale che è un gioiello, una chicca. Poi, questo l'ho trovato, se non ricordo male, a 7 euro, il 4K più Blu-ray Steelbook di Black Panther Wakanda Forever. Un film che, ahimè, è stato anche troppo bistrattato, e a me è piaciuto molto. Certo, l'ho visto una sola volta al cinema, però non è all'altezza del primo, ma mi è sembrato un film molto valido del Marvel Cinematic Universe. Mi si era interrotta la registrazione, scusate, stavo dicendo, se pensiamo a quello che abbiamo visto poi con Ant-Man and the Wasp Quantumania, che è stato orribile, che comunque acquisterò perché ho tutto della Marvel in collezione, al mediocre The Marvels, Black Panther Wakanda Forever, a me è piaciuto veramente tanto. Andiamo ad aprire i due film 4K e poi dovrebbe esserci la versione Blu-ray, sì, più Blu-ray, ma c'è anche all'interno il poster originale. Andiamo ad aprire Black Panther Wakanda Forever, ecco qua, aspettando poi la serie su Disney Plus dell'MCU con Riri Williams protagonista, cioè Ironheart. Black Panther Wakanda Forever, anche voi avete questa edizione? Ormai da collezionista dei film Marvel, quelli nuovi me li sto acquistando in 4K, quelli che ormai ho in DVD, scusate, in Blu-ray, per ora li lascio così, in futuro vediamo, per ora do priorità alle cose nuove. Altro pacchetto Amazon. Qui cosa c'è? Sempre di Carlo Verdone il Blu-ray di Benedetta Follia, che per me è bellissimo, cioè veramente Benedetta Follia è il miglior film di Carlo negli ultimi, possiamo dire, 10 anni, ecco. Benedetta Follia mi ha fatto proprio ridere di gusto, cioè la scena, quella del cellulare che resta bloccato sapete dove, io le risate che ho fatto in sala, forse veramente solo ai tempi dei cinepanettoni che ormai non ci sono più, che mi potevano regalare anche quel tipo di comicità lì, con una brava Ilenia Pastorelli. Un film dove Carlo Verdone va anche a richiamare il suo personaggio visto in Troppo Forte, special edition anche questo, e quindi aggiungiamolo alla collezione. Poi altro pacchetto Amazon. Qui ci sono due DVD di un cartone animato che amavo quando ero bambino, in Italia è fuori catalogo, ma si trovava in America con l'audio italiano e quindi non mi sono lasciato scappare. Batman The Animated Series. Non ci sono tutti gli episodi da quel che ho letto, cioè è un'edizione integrale, però ad un certo punto si interrompe, ma meglio di niente, l'edizione di Batman degli anni 90, e mi è venuto voglia di acquistarla soprattutto dopo aver visto il bellissimo un piccolo Batman per un grande Bat Natale disponibile su Prime Video. Quindi vedete, ci sono i vari dischetti, disco 1, disco 2, disco 3 e disco 4. È un disco che si legge in tutti i lettori DVD, anche italiani, e le lingue sono inglese, francese e italiano, fortunatamente. Quindi meglio di dovermelo vedere su Netflix, volevo l'edizione integrale, ma anche su Netflix non sono presenti tutte le puntate. Poi qua abbiamo il volume 2. Sarebbe bello lo ristampassero tutto questo franchise animato, perché formava una
una succosa serialità anche con Superman, con la Justice League, e poi il tutto culminava anche con Batman of the Future, che guardavo da bambino la domenica mattina. 4 dischetti per un totale di non so quanti episodi, contenuti extra non penso siano in italiano, però nel disco 1 ci sono, sì, una 7 episodi, in totale ci sono 28 episodi nel secondo disco, nella seconda confezione, nel primo 28, quindi ne abbiamo un bel po', sperando prima o poi si possa trovare l'edizione definitiva. Ma proseguiamo, altro pacco Amazon. Io ve l'avevo detto che questo Natale sarebbe stato succosissimo. Qui cosa c'è, cosa non c'è? Ah, abbiamo la Steelbook 4K di quel filmone che è Barbie di Greta Gerwig. Non ci torno sopra più di tanto perché ne ho parlato nel mio video, nella mia recensione, ne ho parlato in live, ne ho discusso ovunque. Greta Gerwig continua il suo studio sul ruolo della donna nella società e per me lo fa molto bene. In un film che ci mancherebbe, può essere anche criticato, ci sono fior fior di argomentazioni di persone che stimo che non lo hanno apprezzato. A me dispiace quando c'è l'odio per partito preso o la critica cattiva perché sì, perché è un film su Barbie. Qua abbiamo due dischi Blu-ray, non è due dischi 4K, non è presente il Blu-ray, perché... Ah no, invece è presente il Blu-ray, però il Blu-ray dovrebbe essere solo con i contenuti speciali, se non ricordo male. Fatemi controllare. Film 4K, no, invece c'è anche il film in Blu-ray. Quando l'ho acquistato mi sembrava fosse presente il 4K e basta. Ora che mi ricordo, no, c'era una versione che costava meno solamente in 4K. E poi c'era questa edizione che costava tipo 3 euro di più in 4K e Blu-ray, tra l'altro anche con una locandina migliore rispetto all'altra, e ho detto mi compro questa perché non si sa mai, magari una volta lo voglio far vedere a persone che non hanno il lettore 4K, quindi... Poi Il sesso degli angeli del mio amato Leonardo Pieraccioni, il suo ultimo film, mi mancava ancora in collezione. Certo non è fra i migliori di Leonardo Pieraccioni, è carino ma con dei difetti, è uno di quelli che mi è piaciuto di meno. Ora sto attendendo molto Pare parecchio Parigi, che uscirà a fine gennaio, e già il trailer mi ha divertito un sacco. Marcello Fonte, Sabrina Ferilli, Il sesso degli angeli, un film che aveva diverse potenzialità ma che non sono state sfruttate al meglio. Pochi contenuti extra, però almeno un backstage di 10 minuti c'è, quindi Il sesso degli angeli, grande Leonardo Pieraccioni, in barba a tutte le critiche. E poi proseguiamo sempre Amazon, ragazzi. Chissà questo video se lo guarderete tutto, se lo guarderete a pezzi, fatemelo sapere qua sotto. Abbiamo, ecco, un film neanche di serie B, forse di serie C, ma che mi mancava, Carabinieri si nasce, che come un po' i Carabbi matti, che come un po' i Carabinieri, si basa sui giochi degli equivoci, sulle barzellette, su quella comicità libera di un tempo che oggi non c'è più. Peppe e Filippo, piantonati in una camera d'ospedale, evadono in mutande nei dintorni di Roma e si rifugiano nel posto sbagliato, una caserma dei Carabinieri. Il fatto vuole che in quella caserma siano attesi con bramosia ed ansia due ispettori dell'arma, incaricati di accertarsi che tutto sia stato predisposto in maniera ottimale per l'arrivo di 4 astronaute straniere in transito in Italia, e che il colonnello si meriti veramente la promozione. Questi, appena vede arrivare Peppe e Filippo, li scambia per gli ispettori e fa di tutto per compiacerli, ma l'equivoco verrà a galla. Io, lo sapete, amo anche il cinema più leggero, anche quei film che magari non sono riusciti ma che apprezzo avere in collezione perché sono figli di un altro tipo di realtà comica, sono figli di altri periodi. Questo è un film di Mariano Laurenti, il compianto Mariano Laurenti, a cui ho dedicato anche un video su questo canale.
nel cast, vediamo se c'è scritto, c'è Alessandro Benvenuti, vabbè, Sandro Ghiani, non poteva mancare, Vincenzo Crocitti. Questo non l'ho mai visto, quindi potrebbe essere una stupidaggine, ma non mi interessa. Io amo i film barzellettistici alla Pierino, speriamo che possa apprezzare anche questo. Se non l'apprezzerò, fa niente. Non poteva mancare nella mia collezione di B-movies. Poi, sempre Amazon, e meno male non doveva passare Babbo Natale. Apriamo. Cosa c'è? Abbiamo 4K Special Edition di quel filmone che è Scream 3. Ormai Scream 7, non lo so se resterà un ricordo di un film che poteva essere veramente bello ma che non verrà mai realizzato, oppure se cambierà qualcosa con Spyglass. Boh, vediamo, ormai rido per non piangerci, perché è tutto realmente assurdo. Scream 3, dopo l'edizione speciale Steelbook del primo e del secondo, è stata realizzata quest'anno. Mi auguro possa succedere anche con il quarto, perché poi se lo facessero con il quarto avrei effettivamente tutta la collezione in Steelbook 4K, perché del 5 lo comprai ai tempi, così come del sesto. Che bello che hanno messo stavolta il cartonato, ma senza la colla. Certo, dà fastidio che questo si innalzi, che non stia aderente alla custodia rigida, però. Contenuti speciali, commento audio del regista Wes Craven, della produttrice e del montatore, scene eliminate, finale alternativo, vabbè. Dietro le quinte, video musicale What If, trailer cinematografico, trailer internazionale, spot televisivi. Speravo nei contenuti extra fossero presenti anche i take mai visti dell'edizione più lunga, che è approdata in rete in una qualità pessima, ma di cui comunque si è parlato. Io non l'avevo vista proprio perché credevo di trovarli qua. Magari ci sono fra le scene eliminate quei momenti clou, o comunque anche meno importanti, ma che comunque caratterizzavano l'edizione uscita sul web del primo taglio del film. Staremo a vedere, poi ve ne parlerò in un video apposito sicuramente. E poi abbiamo il DVD di Mia, uno dei film italiani più belli degli ultimi anni, di Ivano De Matteo, che parla di una relazione tossica, come uscire da una relazione tossica, cosa può succedere quando una persona ti manipola, quando ti usa, quando ti sfrutta, quando non ti permette di vivere. Una delle migliori interpretazioni di Edoardo Leo, gli ho fatto i complimenti anche dal vivo quando l'ho incontrato al Fipilio Horror Festival, ne ho parlato sul canale nella recensione, fidatevi di me. Per queste feste natalizie va bene vedere i film dai buoni sentimenti, ma per riflettere, per vedere un bellissimo film di inchiesta e di denuncia che vi farà male, lo anticipo, guardatevi Mia, perché è veramente straordinario. Poi, altro pacchettone Amazon, e qua cosa c'è? Qua abbiamo, bellissimo, intanto un pacco Amazon con un figlio, c'è un altro pacco Amazon dentro. Andiamo ad aprire questo piccolino, non l'avevo mai vista questa cosa, non era mai successa. Qua c'è il DVD, sempre di Raro Video, di Peccati di Gioventù, con una giovanissima Gloria Guida. Io penso, nonostante sia cresciuto a pane e commedia sexy all'italiana, di non averlo mai visto. Questo qua, Gloria Guida, l'abbiamo vista recentemente in Gigolò per caso, serie carina ma con dei difetti, che poteva dare assolutamente di più visto il soggetto. Gloria Guida, il dottor Batrucci, rimasto vedovo, vorrebbe risposarsi con Irene, una giovane donna di cui è profondamente innamorato. La decisione suscita la gelosia e il feroce rancore della figlia dell'uomo, Angela, che indagando sul passato di Irene scopre una storia di relazioni lesbiche finita con un suicidio. Angela ne trae buon partito per architettare un ricatto ai danni di Irene, coinvolgendola in un incontro saffico e facendo riprendere la scena a un amico fotografo, Sandro. Che non dovrebbe essere nemmeno una commedia questa, ma proprio un film drammatico, vietato ai minori di 18 anni, uscito grazie al Cinema Segreto Italiano, Gianluca e Stefano Curti Editori, a cura di Maglio Gomarasca, che per me, che leggevo Notturno, è un nome noto, infatti in collaborazione con Notturno
come potete vedere. Quindi vediamo, non so quanti anni avesse qua Gloria Guida, ma secondo me nemmeno 20, cioè era giovanissima, con pochi contenuti extra, però già il fatto che questi film li ristampino, restaurato digitalmente, fra l'altro con la regia di Silvio Amadio, è già un qualcosa. Quindi il figlio di Amazon l'abbiamo aperto. Cosa c'è? Il 4K più Blu-ray di Terrifier 2 box set. L'ho visto in anteprima l'anno scorso al FIPL Horror Festival, ricorderete che ho fatto anche la recensione sul canale che è andata molto bene, fra l'altro. Mi era piaciuto, l'ho trovato dignitoso con delle scene truculente, ma non all'altezza del primo. Il primo era già un filmetto semplice, però nella sua mancanza di budget, nella sua semplicità, riusciva a colpirmi di più rispetto a un secondo capitolo dove si è voluto strafare con delle sottotrame che virano verso quasi il fantasy, ma secondo me senza il giusto appeal o mordente. Però dentro c'è anche Terrifier l'inizio, All Halloween's Eve, dove per la prima volta vediamo il personaggio di Art the Clown. Terrifier 2, io avevo già l'edizione Blu-ray del primo, no, o era DVD, no, era Blu-ray se non ricordo male, vuoto di memoria, di Terrifier, dovrei andare a ricontrollare. Qua invece, grazie alla Midnight Factory che fa un lavoro accurato, abbiamo tutti e tre i dischetti, Terrifier 2, Terrifier 2 contenuti speciali e All Halloween's Eve, che dovrò vedere, poi magari ne parliamo anche sul canale. Non manca il booklet che parla della realizzazione del film, un film che è diventato un fenomeno, che a livello di iconicità, a livello di incassi, chissà adesso con il terzo cosa ci regaleranno. Spero che, se di trilogia si parla, la sviluppino nel migliore dei modi, anche diminuendo con le troppe cose sul fuoco e magari concentrandosi di più sul gore e sull'iconicità di un personaggio che non aveva coprotagonisti all'altezza, perché tutta la parte supereroistica fantasy trattata un po' così, con un finale che ti fa avere ancora più dubbi, contiene l'agghiacciante prequel. Non so, poi magari rivedendolo col senno di poi, dopo aver visto anche il terzo, tutto risulterà più chiaro. Però, mitico Jerry Calà, Diario di un vizio in DVD mi mancava, non l'avevo mai visto, ma questo rappresenta uno dei film del periodo drammatico di Jerry Calà, che non è solo un comico, è uscito quest'anno Chi ha rapito Jerry Calà, molto carino per i fan. C'è stato il periodo che secondo me è caratterizzato da un film che ho nel cuore, non so se superiore a Diario di un vizio, ma che ho lo stesso visto e rivisto, e cioè Colpo di fulmine. Per me quel film lì è di un coraggio, oggi non lo potrebbero mai fare, guardatevelo. Diario di un vizio. Benito è un uomo dominato da un'insalubre ossessione per il proprio corpo e per il sesso. Vive in preda ai suoi istinti, tenendo un diario scrupoloso di tutte le sue avventure, mentre cerca di sopravvivere vendendo detersivi per il bagno in una Roma periferica e degradata. La sua amante più assidua, Luigia, lo tradisce ripetutamente, rendendolo terribilmente geloso. Ma anche lui non si fa scrupolo a derubarla per concedersi qualche pranzo decente. Tra i film più, perdonatemi ma c'ho la luce negli occhi e non vedo bene quel che c'è scritto, film tra i più belli di Marco Ferreri, visualmente raffinatissimo e innovativo, recitato da Jerry Calà con vera bravura. Quindi mi mancava in collezione e me lo sono comprato, del grande Marco Ferreri, mitico Jerry Calà. Poi qua dentro abbiamo anche avevo voglia di rivedermi qualche film della commedia sexy all'italiana, che ho sempre registrato su Rete 4, Mi svegliavo la notte, Non solo i vari Pierino, proprio mi registravo su 7 Gold, su Rete 4, poche volte su altri canali. Questi film, ma originali, a parte i Pierino o altri pochi titoli, ne avevo decisamente pochissime, quindi ho iniziato a recuperarne qualcuno. La liceale, Il diavolo e l'acqua santa era il mio preferito quando ero bambino, a episodi con Gloria Guida, Lino Banfi e il mio adorato Alvaro Vitali, versione restaurata e rimasterizzata digitalmente anche qua per il cinema segreto italiano, Raro Video in collaborazione
con Notturno, e mi ricordo che c'erano 3 episodi per la regia di Nando Cicero, ma veramente divertenti, soprattutto il primo. 3 strepitosi episodi con gli outsider della commedia erotica all'italiana. La giovane e bellissima Luna, per sfondare come cantante, è disposta a concedersi al suo angelo custode, sceso sulla terra per proteggerla. L'agente di polizia Carmine Petralia, che era quello che mi piaceva di meno questo episodio, innamorato di Concetta, si trova come rivale un gay sul punto di convertirsi. Lino, che rischia di essere sfrattato dall'abitazione, accetta di vendere l'anima al diavolo, che si presenta per reclamare anche qualcos'altro, sempre con i contenuti extra, con la biografia e filmografia del regista. Ecco qua. La liceale, il diavolo e l'acqua santa, una raccolta imperdibile di cult movie. Questi sono proprio i film, come vedete, io spazio dal filmone, dal capolavoro ai film più leggeri, ma che per me hanno sempre la stessa dignità. Il Blu-ray di American History X, da quanto tempo non rivedo questo film, che da bambino mi disturbava, ma al contempo mi faceva riflettere, al contempo ricordo quante volte lo consigliavo anche ai miei amici, alle superiori, sulla chiavetta USB. Avrò passato questo film a tutta la classe, poi il regista non si sa che fine abbia fatto, però è un film che parla di razzismo, di discriminazione, un film che ti fa capire che proprio l'odio non serve a niente, che porta solo ad altro odio, con un immenso Edward Norton. Spero tutti l'abbiate visto, edizione semplicissima in Blu-ray, perché solo questa si trova, però American History X. Poi, mi mancava ancora in collezione il DVD di Viola Bacia Tutti, un film che adoro, di Giovanni Veronesi. 3 uomini on the road si imbattono in una rapinatrice a bacio armato. La bella Viola ruba, spara, rapisce e bacia tutti. I suoi baci non si dimenticano facilmente. Non lo rivedo da anni e anni, io mi ricordo ancora la scena sulla spiaggia per nudisti. Asia Argento, c'è un Massimo Ceccherini, fantastico, ma Asia Argento è stata brava qua. Valerio Mastandrea e Rocco Papaleo. Mi piacerebbe che Veronesi dirigesse Ceccherini un'altra volta, è tanto che non lavorano insieme. Viola Bacia Tutti, Ceccigori on video, ho voglia di rivederlo. Ecco qua, Viola Bacia Tutti. Allora, qua altro pacchetto stempiato, e siamo arrivati adesso al pacchetto di Playon. Come sapete, io collaboro con Playon Pictures. Vediamo questo mese cosa mi hanno mandato, cioè io già lo so perché l'ho aperto per vedere che tutto fosse a posto, ma ve lo faccio vedere anche a voi. Il Blu-ray di Tartarughe Ninja Caos Mutante, un film che mi è piaciuto, che ho visto al cinema. Mi hanno mandato il Blu-ray perché sicuramente la copia in 4K l'avevano terminata, magari prima o poi mi comprerò la versione in altissima definizione, come ho fatto all'inizio di questo video quando vi ho mostrato Speak No Evil. Però ringrazio sempre Playon per questa opportunità e vi esorto a comprare dal sito di Fan Factory, dove troverete delle bellissime offerte ma anche dei bellissimi titoli in catalogo. Il pacco iniziale, quello che ho scartato insieme a voi con il padrino per il 50° anniversario, l'edizione speciale, era tutto acquistato sul sito di Fan Factory. Quindi apriamo, edizione cartonata, e poi sotto Amarei. Il film lo si trova anche in Steelbook 4K. Mi è piaciuto, è stato un film molto carino, è stato un film che sicuramente aprirà la porta anche a un seguito che vedrò. E niente, quindi Tartarughe Ninja, il film Caos Mutante, anche di questo titolo trovereste la mia recensione sul canale, non perdetevela. Poi mi hanno mandato il Blu-ray del film Il più bel secolo della mia vita, di Alessandro Bardani con Sergio Castellitto e Valerio Lundini. Lo volevo vedere in sala, ma è stato pochissimo, non è stato un successo, quindi me lo sono perso, ed essendomelo perso lo recupererò poi in home video, magari ne parleremo in altre circostanze. Ecco qua, se voi l'avete visto, vi è piaciuto, cosa ne pensate? Intanto, come vedete, alla mia sinistra i film stanno pian piano aumentando. Mi mandano il DVD dei Mercenari 4. Sapete, i Mercenari, i primi 3 li ho adorati, con i loro pro e i loro contro. Il 4 è stato brutto, ma veramente pessimo, ne ho parlato sul canale. Me lo mandano in DVD per completismo, mi sa che lo acquisterò nella sua Steelbook in 4K, però nel frattempo mi hanno mandato il DVD perché
avevano questo a disposizione, io ringrazio, ma che delusione, mi aspettavo tantissimo ed invece già quando ho visto il primo trailer ho capito che i guai sarebbero potuti essere dietro l'angolo, e quando l'ho visto al cinema ne ho avuto la conferma, i Mercenari 4, dove c'è uno dei colpi di scena più telefonati della storia del cinema. Il DVD di Mano d'Opera, con le musiche originali di Nicola Piovani. Non l'ho mai visto, ma ne ho sentito parlare così bene che ne ho chiesta una copia che mi mandano, io li ringrazio per questo. Non sto ad aprire perché questi sono proprio DVD semplici, senza dentro libretti illustrati. Piemonte, inizi del Novecento, la speranza di una vita migliore spinge Luigi Ughetto e sua moglie Cesira a varcare le Alpi e a trasferirsi con tutta la famiglia in Francia. Il regista Alan Ughetto ripercorre oggi la storia familiare in un dialogo affettuoso con la marionetta di nonna Cesira, che con il suo racconto fresco e poetico della vita sofferta e romanzesca degli emigranti di ogni tempo ci avvolge in un incanto. A passo 1. Quindi, contenuti extra, trailer, backstage. Mano d'Opera. Se l'avete visto, fatemi sapere la vostra qua sotto. Per ora di film da sostituire solo La Maschera di Zorro, meno male. Il DVD di Christmas, Bloody Christmas, DVD più booklet, una sfacciata sorpresa natalizia che sa esattamente come intrattenere il pubblico con un Babbo Natale robot assassino, un Babbo Natale robot. Ecco, questo mi sa che me lo vedo. Così almeno ne parlo nei prossimi giorni, prima della fine dell'anno, perché è un film natalizio, horror, della Midnight Factory, che vedo ha partecipato anche a diversi festival, me lo mandano in DVD purtroppo, ma si trova anche in Blu-ray, se mi piacerà farò l'upgrade, però ecco qua, Christmas, Bloody Christmas. La locandina è accattivante, mi sembra uno di quei tipici horror un po' sopra le righe, un po' folli. La Midnight Factory io la ringrazierò sempre per tirar fuori talvolta delle perle che altrimenti non vedremmo mai. Il film di Laura Lucchetti, La bella estate, me l'ero perso, quindi grazie alla Plyon Pictures mi sto recuperando cose che altrimenti chissà quando avrei visto in futuro. Anche questo film qua, leggendo le recensioni, ha avuto delle critiche positive. Contenuti extra, trailer, interviste alla regista e al cast. Torino 1938, a Ginia, che si è appena trasferita in città dalla campagna, il futuro sembra offrire infinite possibilità. Si innamora di un giovane pittore conosciuto grazie ad Amelia, una ragazza poco più grande di lei, sensuale e provocante, che la introduce negli affascinanti ambienti della Torino bohemienne. E Amelia è diversa da tutte le persone che abbia conosciuto in vita sua. L'amicizia speciale che le unisce scuote tutte le sue certezze. Divisa tra ragione e la scoperta di un desiderio che la confonde, Ginia è travolta da emozioni a cui non osa dare un nome. Durante la sua bella estate si arrenderà ai sentimenti e conquisterà il coraggio di essere se stessa. Liberamente ispirato alla bella estate di Cesare Pavese, vincitore del premio Strega nel 1950. La bella estate, semplice edizione Amarei, da vedere. Ora, voi lo sapete che io non sono un amante dell'animazione, ho visto ben poco, ma quando ho la possibilità di ricevere per lo più gratuitamente dei titoli, non mi lascio scappare magari delle pellicole che potrebbero risultare interessanti, come questo Il Castello Invisibile. Quando tutti gli enigmi si chiariranno, li attenderà un miracolo che supera l'immaginazione. Vediamo un po' perché ne ho sentito parlare bene. Potrebbe essere una pellicola che mi colpirà. Ho visto tanti film d'animazione, anche dello studio Ghibli. Poi non sono uno di quelli che sente il desiderio di andarli a vedere al cinema, purtroppo. Però ne ho visti, anche i miei cari amici me li hanno consigliati. Il Castello Invisibile, Blu-ray. Diciamo che sono quei film che poi mi piacciono mentre li guardo, ma che poi facilmente mi dimentico e non sento quel desiderio spasmodico di dire non vedo l'ora ne esca un altro. Abbiamo però le immagini, queste cartoline del film, con immagini del film d'animazione. È distribuito grazie a Anime Factory. Io sono più un fan, se proprio devo scegliere, dei prodotti
Pixar e Disney, infatti quelli al cinema negli ultimi anni ho iniziato a vedermeli tutti, mentre per il resto quelli dello studio Ghibli non lo so, io già quando vedo il trailer resto, poi vedo il film e mi piace, però devo trovare lo spirito per andare, poi solitamente questi film escono sempre in periodi dove ci sono altre pellicole che mi ispirano di più e quindi dovendo scegliere, e sicuramente anche sbagliando, do prevalenza ad altro, però sono sincero, a dover andare in sala obbligandomi e forzandomi non mi piace. Quindi Il Castello Invisibile, che non ho per niente voglia di vedere, ma ho detto lo voglio prendere, ho questa occasione, quindi, ecco qui. Quindi questo era il pacco della Playon Pictures, io li ringrazio, e poi abbiamo in questo pacchettone giallo un qualcosa che ho già aperto. Cos'è caduto? Le forbici sono cadute. Un qualcosa che ho già aperto, che mi manda un mio fan affezionato, Gianfranco Rapolla, che magari avrete letto nei miei commenti, mi scrive anche su Facebook, e mi manda come regalo per accompagnarlo, per fargli compagnia, innanzitutto una bella lettera che non vi sto a leggere perché comunque è una cosa privata che mi scrive, ma per riassumervi vi posso solamente dire che mi ringrazio per tutta la compagnia che gli faccio, e mi manda in questa nuova edizione della Nave di Teseo il romanzo Io uccido di Giorgio Faletti. E caro Gianfranco, spero tu stia guardando questo video, io ti ringrazio di cuore perché intanto è un piacere farti compagnia, ma per di più io che non ho letto molti romanzi perché mi dedico completamente al cinema, Io uccido è uno di quelli che da anni dico di voler leggere, perché me ne hanno parlato benissimo tutti del compianto Giorgio Faletti. So di cosa parla, la trama è assolutamente allettante e accattivante, quindi grazie mille, e non c'è cosa più bella che fare questa cosa su YouTube, parlare di cinema, raccontare le proprie emozioni, raccontare quello che si vive con la settima arte e ricevere anche dei regali in cambio di persone che stanno bene con le cose che fai. Una persona molto spesso non se ne rende conto, io ormai per abitudine parlo, ma non è che vada a pensare magari questo video lo vedranno in 3.000, quest'altro magari solo in 100, ma quest'altro in 30.000, cioè sono cose che... E quindi è bello sapere di comunicare qualcosa a qualcuno, visto che il web è uno strumento che se ben utilizzato ti fa conoscere belle persone, ma è sempre più difficile perché lo utilizzano persone che dovrebbero avere il patentino, questi sono i casi in cui sono fiero di quel che faccio e delle persone che ho coltivato sulla mia community. Quindi Io uccido, grazie Gianfranco anche per questa lettera che ovviamente non leggo per motivi di privacy, ma... che mi ha colpito, ecco. Ma c'è anche un altro regalo di un altro utente, che infatti come vedete ho già aperto perché volevo vedere che tutto andasse bene, che ha uno store, Friday 13 Store, che mi segue su Instagram, mi ha anche citato in un suo video, che sa della mia passione per Zorro, e allora, vedete, qua ci sono tutti i suoi recapiti. Se mettete in pausa li potete leggere, così potete seguirlo anche su Instagram o su YouTube, e tira fuori delle chicche ogni volta che guardo i suoi video. Ciao Paolo, siamo certi che apprezzerai questo pensiero, vista la tua grande passione. Un saluto da Davide e Jason dal canale Friday the 13th Store. Grazie, 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 grazie. E sapete cosa mi ha fatto? Sapeva la mia passione, ma verso cosa? Verso Zorro, ve ne parlavo prima, e mi regala il mio primo Funko Pop con questo fantastico Zorro. Che bellezza, quando l'ho visto ho proprio fatto un sorriso di gusto, perché ho detto no, questo non vedo l'ora di metterlo sulla mia mensola della videoteca. Non lo sto ad aprire perché lo voglio lasciare proprio nella confezione, vedete, Zorro, il mio primo Funko Pop, magari non sarà l'ultimo, però l'ho veramente apprezzato, grazie di cuore, grazie per questo pensiero, grazie per seguirmi, e com'è bello stare qui a guardarlo per 10 minuti, così mi fa compagnia, ho sempre Zorro accanto a me, come a Milano ho vicino al mio letto Woody e Buzz, ora ho anche Zorro, quindi cosa volere di più? Anzi, questo per custodirlo, metto quello che mi ha scritto dentro, così almeno non va perduto. Quindi grazie,
E siamo arrivati, purtroppo, ma beh, di materiale ce n'è stato, all'ultimo pacco. Anche questo è già aperto perché qui c'è della roba che ho comprato in negozi fisici e che poi ho inserito dentro. Ma cosa? Anzi, penultimo pacco, perché dentro ce n'è un altro. Con il Black Friday, nei vari GameStop d'Italia, c'erano delle offerte pazzesche, ma tipo filmoni, ma anche film brutti, comunque film in 4K, steelbook, che a cose normali costerebbero dai 29 ai 35 euro, a 4,90€, a 3,99€, per dirvi. Vertigo, la donna che visse due volte, capolavoro di Alfred Hitchcock, pagato 4,90€, poi ha un po' il cartonato qua rovinato, ci sono in tanti che tolgono questo, io no, però nel complesso l'ho già aperto per vedere che tutto andasse bene, e aprendo abbiamo i due dischetti. Io avevo già la versione semplice Blu-ray, ma adesso, beh, sapere di avere Vertigo in steelbook 4K pagato nemmeno 5€. Poi ho visto che in tanti GameStop sono comunque rimasti film in offerta non venduti per il Black Friday, quindi magari fateci un salto. Io, vedendo le offerte, per dirvi, mi sono comprato anche l'orribile Black Adam del defunto DC Extended Universe. Come sapete, c'è la recensione sul canale, non mi è piaciuto, ma da collezionista che ha nella propria videoteca tutti i film del DC Extended Universe, mi sono acquistato anche Black Adam per completismo. Edizione 4K con quel musone di The Rock. Andiamo ad aprire. Qua c'è la colla con il fulmine di Black Adam, e dentro 4K più Blu-ray. Mamma mia, che film brutto, il film che avrebbe dovuto rilanciare il Superman di Henry Cavill, e poi abbiamo visto com'è andata. Io penso che Henry Cavill non si sia ancora ripreso da quella falsa speranza. Vabbè, comunque. Così come ho comprato anche il pessimo Space Jam New Legends, voi mi direte, ma Paolo, non ti è piaciuto? L'ho capito, però 3,90€, anche solo per averlo lì, non l'avreste preso? Ecco qua. Se il primo è carino, con i suoi difetti, questo proprio no. Per quel che mi riguarda, troverete la recensione sul canale se sarete interessati a guardarla. Madonna, la colla dietro com'è fastidiosa. Daffy Duck e quella maiala di Lola Bunny. Andiamo ad aprire. 4K e Blu-ray. Devo anche sbrigarmi perché mi sa che sta per scaricarsi il faretto, quindi pensate se ora, mentre sto per parlare, si spegnesse. Non avrei tempo per caricare, quindi magari faccio così. I prossimi non li sto ad aprire tutti, perché sennò è un macello. Mission Impossible Dead Reckoning, parte 1 in steelbook 4K. Player mi aveva mandato il mese scorso il Blu-ray semplice, l'avrete visto nel vecchio video, ma io avevo bisogno di questa bellissima edizione 4K, che non si trova su Amazon. Io l'ho trovata alla Milano Games Week in offerta a 18€, perché quella su Amazon è un'edizione relativa allo store, proprio edizione speciale per Amazon, ma ha una locandina rossa, questa locandina rossa con la moto che, boh, non mi piaceva. Qua vediamo il nostro Ethan Hunt che salta, il nostro Tom Cruise, che bellissimo film, non vedo l'ora di vedere il prossimo, però, Mission Impossible Dead Reckoning. Poi, sempre a pochi euro, a GameStop, Animali Fantastici e Dove Trovarli. Io non sono un fan della trilogia su Newt Scamander, ma avendo tutti gli Harry Potter in collezione volevo anche questi. Non è certo un brutto film, ma a me non dice particolarmente, non so voi. È composta l'edizione dal 4K Ultra HD più il Blu-ray. Tornando al discorso di Black Adam, il pessimo The Flash, eccolo qua. Che bella recensione, la recensione del film è più bella del film stesso. Non capisco perché non vada a fuoco, vedi, neanche la telecamera lo vuole mettere a fuoco.
Ah, sono a fuoco, sì, prendo fuoco con questo film, sì, 4K Ultra HD, qua non c'è nemmeno il Blu-ray da quel che leggo, ci sono diversi contenuti speciali, però non ho parole anche solo come hanno trattato il povero Michael Keaton, io, vabbè, ne riparleremo nel peggio dell'anno, mi raccomando, non perdetevelo. Poi, Animali Fantastici, I Crimini di Grindelwald, non so perché veramente non si metta più a fuoco, ecco qua, che è un film difettosissimo, ma fra i tre è quello che rivedo più volentieri. I Crimini di Grindelwald con un magistrale Johnny Depp come sempre, ma il film non è veramente niente di che, anzi decisamente mediocre. E in fondo alla lista I Segreti di Silente, che è piatto, è noioso, è ripetitivo, non regala guizzi, conclude quella che è una trilogia, ce ne saranno altri, in un modo poco dignitoso, e quindi non lo sto nemmeno ad aprire. 4K, tanto le cose belle le ho già aperte. Poi, se io mi trovo Fast and Furious 9-10 a pochi euro, secondo voi non compro queste edizioni in Steelbook 4K? Avevo già tutti i DVD, i Blu-ray, scusate, di Fast and Furious, ma mi mancavano i 4K, quindi in queste Collector's Edition vorrei riacquistarmeli tutti pian piano, magari quando ci sono le offerte, da contenuti speciali in 4K, tanti contenuti speciali vedo, ora sono uscite delle voci su Vin Diesel, speriamo siano false, perché se mi cassano anche lui sarebbe un bel guaio per i capitoli finali, e quindi io il 10 l'ho letteralmente adorato e lo volevo in collezione, così come in collezione sempre a pochi euro da GameStop ho trovato Cry Macho, il film di Clint Eastwood con il ritorno del grande Clint Eastwood in attesa del suo nuovo nel 2024, che è fantastico. Intanto qua suonano al campanello mentre parlo di Cry Macho di Clint Eastwood, ma io vado avanti perché tanto ci sono i miei ad aprire. Che film, che poesia. Poi, allora, io ne avevo sentito parlare molto bene e qua c'è rimasto attaccato anche il prezzo, come vedete 4,97€, Super Pets con gli animali dei supereroi. Non l'avevo visto al cinema per lo stesso motivo, i film d'animazione tendo, se non Disney e Pixar, a tralasciarli, a meno che non ci sia altro da vedere, sarà un problema mio, però mi ci devo pian piano abituare di più. E di questo ho sentito parlare bene, hanno detto che è divertente, simpatico, carino. Stiamo a vedere, per il poco prezzo l'ho acquistato subito. E andiamo adesso con, per concludere, due libri. Il primo è qua dentro in questa busta, che adesso vado ad aprire insieme a voi, perché questo va aperto, qua non si può dire niente. Intanto vedo che anche la batteria della telecamera si sta esaurendo, cioè non era mai successo, talmente tanta roba. Da amante di Scream volevo comprare questa guida qua, Scream guida la saga teen slasher culto. Scream sin dal suo esordio lascia un profondo segno all'interno del cinema thriller horror, con Wes Craven che, su soggetto e sceneggiatura di Kevin Williamson, si diverte a giocare con le stesse regole e dinamiche peculiari del genere. Il primo capitolo del 1996 è un'antologia citazionista che dissemina omaggi orrorifici, avviando una saga, tra capitoli riusciti e meno, che vede ancora oggi Ghostface invadere il grande schermo, non senza una fortunata trasposizione televisiva, che a me non piace per niente. Certo, bisogna dire che avessero aspettato qualche mese per realizzarlo, magari avrebbero potuto inserire anche un pensiero sul futuro complicato del franchise, perché lo sapete, col settimo capitolo si stanno verificando tante di quelle problematiche che ormai ogni settimana ne esce una nuova. Vediamo, io da amante della saga non so più cosa dire, però è un libro scritto da Nico Parente e Roberto Lasagna con la partecipazione di Ilaria Lando. Questa è una guida che mi divorerò nei prossimi giorni e quindi mi fa piacere che si facciano libri su Scream. Io avevo comprato anche la Bibbia di Scream che devo ancora leggere, però a cura di Shutter Edizioni, Scream guida alla saga teen slasher culto. Siamo arrivati all'ultima cosa di questo Natale 2023, il nuovo libro del grande Christian De Sica, Due o tre cose che mi sono capitate. Io lassù ho il libro che scrisse un bel po' di anni fa, Figlio di papà, in cui anche in quell'occasione raccontava la sua vita, e vi rivelo che quello
scorso mi era piaciuto di più, però anche questo è molto carino. Certo, per chi è fan, tutte queste cose le conosce a menadito, sono tutte situazioni, racconti, aneddoti che Christian De Sica ha avuto modo di narrare con la sua anche simpatia, col suo essere istrionico in trasmissioni televisive o nei suoi spettacoli teatrali, uno su tutti Cinecittà, che mi è piaciuto tantissimo. Quindi non c'era niente all'interno di due o tre cose che mi sono capitate che un fan come me non conosceva, ma ovviamente è una lettura piacevole che si legge in poco tempo, nel giro di 2 o 3 giorni, ma neanche. Io ogni tanto mi obbligavo a fermarmi, se no nel giro di un giorno neanche l'avrei portato al termine. Come Carlo Verdone ha scritto 2 bellissimi libri, per me superiori, relativi alla sua vita, Christian De Sica sta facendo lo stesso. Ecco, per metterci un puntino di critica, la differenza tra i libri di De Sica e i libri di Verdone. Nei libri di Verdone io ho visto tanto approfondimento, tanta poesia che scaturiva da ogni frase. Nel libro di De Sica invece mi sembra che tutto sia raccontato in modo molto più velocizzato, quasi riassunto, il che funziona. E però io mi rendevo conto di arrivare alla fine del capitolo e pensavo: peccato non abbia approfondito quel di cui stava parlando. Quindi questo è il mio parere su 2 o 3 cose che mi sono capitate, gli incontri di una vita, scritto da Christian De Sica, che nel retro del libro dice: ho messo un po' in ordine i pensieri, ho riaperto tutti gli album di famiglia e ho gettato la rete nel mare dei ricordi più cari. È in queste pagine che ho provato a trasformarli in un racconto unico, dove la mia voce si mischia inevitabilmente a quelle della mia famiglia, dei miei amici e dei tanti compagni di viaggio con i quali ho vissuto e condiviso 1000 storie. Ragazzi, che vi posso dire? Si è scaricato il faretto adesso, cioè questo è proprio destino, è il regalo che il destino mi fa per Natale. Meno male si è scaricato ora, altrimenti avrei dovuto aspettare delle ore per ricaricarlo. Io ormai così vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito in uno dei video natalizi più lunghi di sempre. Forse lo vedremo dopo quando lo monterò, non voglio fare tagli, non voglio fare niente, cioè dovete vivere con me l'emozione dell'apertura dei regali. E vi auguro ancora un buon Natale, buone feste, tanta felicità, amore, chi più ne ha più ne metta, come disse Cicciolina. Non faccio il riepilogo perché, visto che si è anche scaricato il faretto che mi ha graziato fino ad adesso, vi invito a farmi sapere qua sotto nei commenti, però, se vi piacciono le cose che ho comprato. Nel frattempo, mentre aspettavo, perché a un certo punto ho tagliato questo video, ho dovuto interrompere perché c'era la memory card piena, quindi nel frattempo che aspettavo che i file si copiassero sul PC, ho già fatto il reso su Amazon per la maschera di Zorro, mi arriva nei prossimi giorni, quindi mi sento tranquillo. Ragazzi, un bacione, un salutone, buon Natale, con l'eco delle risate dei familiari nelle stanze accanto. È arrivato il momento di concludere e vi ricordo che nelle info potete trovare tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social, per abbonarvi al canale, e che se deciderete di abbonarvi riceverete in cambio dei contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana. Buon Natale ancora!